Beh, correggimi se sbaglio. Io e te ci siamo visti 3 giorni e poi abbiamo passato una notte insieme. Cos'era, 3 anni fa? Che poi non è stata neanche una notte, è stata una serata, un'ora. Ecco, quell'ora di 3 anni fa mi è costata 300.000 SMS, 4.000 mail e tutti i bigliettini che mi hai scritto, le lettere. E ti ricordi le telefonate? Piene di sospiri e pianti. Per non parlare dei fiori, mi ha riempito come la tomba del milite ignoto. Allora, ho cambiato numero di telefono 2 volte. Ma tu l'hai sempre rintracciato. Adesso sei venuto anche a vivere a Roma e dici che sono stato io a chiederti di farlo. Mi fai appostamenti sotto casa, mi lasci libri di poesia sulla macchina, ma mi dici che cazzo vuoi da me? Che cazzo vuoi da me? Tu non ci pensi che io possa avere una vita privata? Eh? Tu non ti chiedi perché non rispondo a tutti i tuoi SMS, alle tue mail, a tutto quello che mi scrivi? Quindi adesso o ti prendo a schiaffi, oppure fai le valigie e te ne torni da dove cazzo sei venuto e mi chiedi scusa. Mi chiedi scusa e non mi rompi più i coglioni. Tu sei pazzo. Tu sei malato. Non mi rompere più i coglioni.